Marco, però non so se è il titolo parla di una storia d'amore. Non so se vi siete chiesti da chi, comunque lo dico io ora, e questo talk parla di come io mi sono innamorato, che ho cominciato di microservices e di container, successivo. Questa storia mi inizia appunto circa 2 anni fa, quando ho iniziato il nuovo lavoro di Microsoft. Sono arrivato, sapevo che dovevo lavorare su un progetto di microservizi, non sapevo cosa fossero. Quindi, se dovessi riassumere con un'immagine il mio primo giorno di lavoro, sarebbe questa. Sono arrivato, e Michele, la persona che mi ha seguito durante il mio inserimento in azienda, ha iniziato a spiegarmi insomma, un po' come iniziare a pensare a questo servizio. Quindi, ho detto, guarda, tu pensi al single responsibility principle che applichi tutti ai giovani programmi ad oggetti, prendilo e portalo a livello di architettura. E quello che succede è che mentalmente più o meno tu hai la tua mega applicazione, okay, che potrebbe essere un gestionale, e viene splittata in applicazioni più piccole. Quindi se dicessi quello è il gestionale, okay, metti le mani sul gestionale. Okay, quindi quale parte del gestionale? L'interfaccia grafica, la cosa che manda l'email. Mentre in realtà, pensando alla microservizi, queste cose sono ben isolate, come le classi. Quindi hai un microservizio che gestisce l'interfaccia grafica, un altro microservizio che gestisce le notifiche, un altro che gestisce il database, o la fatturazione. E quindi inizi un po' a pensare e dire, cavolo, che figo, iniziare a pensare a com'è la nostra applicazione già divisa e già, come dire, molto, cioè che ogni sua parte abbia una sua dignità, e che sia però anche così ben divisa a livello architetturale, quindi non solo divisa a livello ideologico, ma sia proprio un'applicazione a parte. E quindi la prima parte della giornata è stata molto densa, diciamo, mi ha un po' aperto la testa, effettivamente è molto difficile pensare a sviluppare applicazioni così. Nel pomeriggio siamo andati avanti a snocciolare, diciamo, cose molto belle su questi servizi, e quindi abbiamo iniziato con delle cose positive, è che pensare al microservizio, quindi a un contesto molto isolato, quindi pensare ad esempio a questa condizione di Lego, che è molto piccola e ha le sue componenti, certo, però è facile da dire, non è così complicato come un'intera applicazione. E come dicevo prima, se arriva qualcuno che dice sistemami le notifiche che non vanno, perché ad esempio c'è un servizio che manda notifiche, è chiaro qual è il servizio dedicato alle notifiche, non devo cercare nell'applicazione capire quali collegamenti può avere tra un'applicazione e non dovete capire quali collegamenti ci sono tra una parte e l'altra. Un'altra cosa molto bella è che si evita l'effetto domino. Se si rompe un microservizio è molto facile ripescare l'effetto domino, quindi si rompe quel microservizio, l'errore non si propaga per tutto il resto dell'architettura, ma rimane isolato. Un'altra cosa molto bella, che a me ha piaciuto un sacco, è che i microservizi possono essere sviluppati indipendentemente, quindi possono avere team che sviluppano cose in parallelo, poi mi dire sì, puoi fare anche un monolite, però qui è molto più facile perché l'architettura ti impone di comunicare tra microservizi, ad esempio con delle API, okay? Quindi c'è uno standard di comunicazione, non è, ed è molto più semplice riuscire a far interagire i microservizi. E un'altra cosa molto bella è che li puoi rilasciare indipendentemente. Quindi, se troviamo l'esempio di prima, il microservizio delle notifiche non manda più le notifiche, perché ho introdotto un pacco. Quindi, verifico che c'è questo pacco, lo fisso, ci scrivo un test, verde, perfetto, adesso devo deployarlo, devo rilasciarlo. Ok, e quando lo rilascio?
cioè lo rilascio e rilascio tutta l'applicazione. E quando lo faccio? Lo faccio tipo il venerdì sera alle 20, così se anche va giù l'applicazione, insomma, se ne accorge. Quello che mi consiglio di dire è questa cosa, cioè non devo pensare a queste cose qui, perché mi basta rilasciare solo il microservizio delle notifiche, posso farlo quando voglio, effettivamente, e il servizio ritorna a funzionare. Quindi questo disaccoppiamento aiuta un sacco. Insomma, e un altro pro è il fatto che, diciamo che è il pro che viene venduto quando uno utilizza un microservizio, è che può scalare un sacco. Quindi se domani il vostro servizio diventa famosissimo e tutti ci vanno sopra, potete riuscire a prendere a scalarlo molto facilmente. Io non lo so, probabilmente io l'ho raccontata un po' male, Michele l'ha raccontata molto meglio quella volta, io ero pesatissimo quando sono andato a casa. E non vedevo l'ora di tornare il giorno dopo a lavorarci sopra, dicevo, cavoli, è veramente figo avere tutte questi pro già a livello architetturale, cioè queste cose vengono tutte gratis, tra virgolette. O almeno questo è quello. Quindi il secondo giorno sono andato a lavoro molto, molto contento, però non è andata così bene. Perché il secondo giorno di lavoro sono arrivato in ufficio e Michele dice, ok, oggi non parliamo di teoria, iniziamo a vedere su cosa iniziare a lavorare. E io l'ho dato, mi stregavo le mani, cioè, non vedo l'ora. Insomma, ha preso questo foglio di carta con l'architettura, l'ha messa davanti e mi ha detto, aspetta, più o meno l'architettura non è proprio finita, però insomma è in via di definizione. E io quello che ho visto è stato più o meno cioè un insieme di nodi con delle frecce, che poi ho capito essere i vari microservizi poi. Però al momento vista così, cioè l'idea era quella, e la mia faccia è stata più o meno questa. Che cacchio è sta roba? Da lì ho iniziato a capire che sì, è vero, io mi ero pesato un sacco, però forse, dovevo starci un attimo tranquillo, e iniziavo, cioè, quello è stato il momento in cui ho iniziato a dire, ok, forse non è tutto oro ciò che luccica. Chi conosce questo libro che è sbranatissimo? Chi lo conosce? Questo è un libro che ho usato io all'università per iniziare a studiare i sistemi distribuiti ed è un mattone grosso per me. Oltre a spiegarti le cose belle dei sistemi distribuiti, spiega anche tutte le rogne che hanno i sistemi distribuiti. Perché quando si parla di microservices si parla di sistemi distribuiti. Quindi ci si sta portando a casa un sacco di rogne. E c'è un libro appunto grosso così che ti dice sì, tutto molto bello, però ci sono un sacco di cose a cui devi stare attento. Quindi questa è una cosa che ti porti a casa e devi essere conscio. Un'altra cosa è il testing di quello che fai. Prima hai un monolite, ok? E per testarlo dici, ok, faccio i miei test. Qui però hai, come dire, delle funzionalità che possono toccare 2, 3, 5 servizi. Come li testi? Non è impossibile. Il problema è che richiede del tempo. E già il test è una cosa che viene sacrificata. Qui si rischia di sacrificare ancora di più e il problema è che qui servono, nel senso che devi avere la certezza che alcune cose funzionino se non sono in uno ma sono in due, tre, cinque, 10 servizi. Un'altra cosa di cui ti dar conto è che questi servizi devono comunicare tra di loro e non è una cosa che nel monolite hai ben chiaro, nel senso che hai il database, hai l'applicazione che va a prendersi le cose certe informazioni dal database, è una chiamata al database, non devi pensare a tanto. Qui invece devi iniziare a dire sì, ok, però come prendo quel dato da quel sistema? Quindi devo pensare a un API, devo pensare a come chiamare quell'API, devo pensare a un altro esempio. Devo creare una fattura e questa richiesta mi arriva dal front-end. Okay. Che giri deve fare prima di arrivare al servizio che mi crea il PDF e poi lo manda alla mail? Quando non lo lì è abbastanza facile, più o meno quella i puntini, ma quando ci sono più servizi inizia a essere un casino capire come creare quella cosa lì in mezzo, quel telefono, diciamo. Un'altra cosa di cui mi sono reso conto che è molto critica è il design dell'API. Come dicevo prima, i servizi fanno in maniera sincrona, e si sincrona, sincrona, e quindi è necessario che come due servizi comunicano tra loro sia una cosa scolpita nella pietra e quanto più documentata. E questa è una cosa che va fatta dal giorno zero, non va, come dire, lasciata al buon senso, perché ognuno ha il suo buon senso e se uno scrive l'API in un modo, poi il giorno dopo l'altro, beh, diciamo, però
Sì, suonano tutte bene, hanno tutte una loro logica. Il problema è che la terza, la quarta, la quinta e la sesta sono tutte diverse e a un certo punto tu ti aspetti che magari una chiamata sia fatta così e non funzioni. Quindi questa è una cosa di cui tenere conto quando si iniziano a fare cose a microservizio. Applicazione architetturale a microservizio. Una cosa su cui mi sono scontato è che configurare l'ambiente di sviluppo non è così semplice. Voi immaginate di avere questi 8 microservizi che girano sulla vostra macchina, okay, perché dovete iniziare, cioè dovete sviluppare una singola funzionalità. Però non sapete questi microservizi di cosa hanno bisogno. Ovviamente hanno bisogno di un DB, di Redis, di magari lo togliamo SQL, vi serve. Vi posso dire qualsiasi cosa e il problema è che non avete sempre le competenze per riuscire a installare la vostra. Questo problema in particolare è una cosa che mi ha dato veramente fastidio, perché ho iniziato a dire, cavoli, abbiamo questo sistema iper complesso che fa un sacco di cose, però quando uno deve iniziare a sviluppare è un casino. Vi riporto un esempio che di una cosa che ci è successa. Abbiamo avuto una nuova persona che è arrivata nel nostro team e abbiamo necessità di farla iniziare a farla lavorare. Noi, cioè le tecnologie che noi utilizziamo sono più o meno queste. E vi ho detto, ok, detto per Mac, adesso prendi lo scritto che abbiamo fatto un anno fa per noi, fallo partire e funziona. Credo abbia fatto due righe quello scritto e poi si è spaccato in maniera inesorabile. Perché? Perché lo script non è stato più mantenuto, la versione che non avevamo specificato una versione specifica, su cui c'era quella cosa, un casino. Quindi i soldoni per riuscire a far lavorare questa persona ci sono voluti 6 giorni lavorativi, quindi 3 della persona nuova e 3 della persona che l'ha seguito. Poi immaginate di prendere la vostra, se non male imparare tutti quanti, anche lavorate, immaginate la vostra agenda la mattina e dire, boh, questi 3 giorni di fare. E magari avete un sacco di roba da fare. E questi 3 giorni, 6 giorni in totale, purtroppo non sono un investimento, sono giorni buttati. Perché qual è il vantaggio che ho tratto da questi 6 giorni spesi a far andare a cercare di far andare tutte le applicazioni sul portatile del nuovo dev? Nessuna. Perché probabilmente la prossima volta che avrò bisogno di un altro dev che arriva da me, non ho. Lo stesso script non funziona più. Estremizziamolo. Okay? Allora, diciamo che in questo contesto qui ho un sacco di roba da fare e non ho tempo. Okay? Quindi, in questo contesto io direi, va, devo aumentare le persone che sono nel mio team, che non ho quello che è successo a me. Io conosco 2 persone, una è Bob e l'altra è Davis. Sono 2 dev molto bravi, però hanno anche loro i loro difetti. Il primo, ovvero Bob, è un front-ender e molto bravo, però mi dice, guarda, io vengo a lavorare da voi, però di ste robe non ne so assolutamente, non voglio imparare questa roba. Perché devo perdere tempo a capire questa roba qui? Cioè, se vieni a lavorare per me, dico, guarda, ti installi questa roba qui e mi aspetta che dall'altra parte ci sia come dire, ok, va bene, ci provo, però non posso perderlo. Cioè, se è un freelancer, lui mi fa pagare il tempo che ci impiega a imparare come installare questa roba. Alice invece è bravissima, è un mostro, queste cose le sa già, ha solo un piccolo difetto, che lei usa Windows. Ora, non chiedetemi perché lei abbia un Mac che voglia usare Windows, questa è una cosa che non capirò mai, però sta di fatto che è così. E in questo contesto però, cioè io come faccio a dire quanti giorni perderò o butterò via per riuscire a farli lavorare? Capite che è uno scenario che non vorrei che si ripeta. O quantomeno vorrei cercare di limitare questa perdita di tempo. O quantomeno non perderlo ma investirlo e trovare qualcosa di magari ripetibile che mi possa servire. Quindi io ho iniziato a pensare e a dire qua. Cosa potrò mai usare per creare, come dire, quale strumento posso usare per simulare un sistema isolato, che in realtà è come il mio ambiente di produzione, ho 8 macchine, su ognuna c'è il suo servizio che gira, sono collegati tra di loro in rete e
oppure ricreare questa condizione anche nel mio PC. Un'altra cosa che mi serve è che sia usabile su più sistemi operativi, perché c'è Alice. Non posso obbligarli a installare un altro sistema operativo. Deve essere pronto all'uso questo strumento, cioè quello che lo installo, faccio clic e questa cosa, che non so cosa sia, mi faccia partire tutto l'ambiente di sviluppo e da lì voglio iniziare a sviluppare. Voglio che sia facile da installare e voglio anche che sia facile da usare. Voi mi dite sì, poi anche troppo. Forse sì, cioè questi erano non i miei requisiti stringenti, però era quello che mi muoveva a cercare una soluzione. Probabilmente la slide dopo l'avrete già indovinata. L'idea, okay, è questa, il container. Però io ho sentito cominciare a sentire parlare di container dal 2014 più o meno. Quindi sono andato alla conferenza, l'ho visti, ho detto ah, che figo, bello, ha un sacco di proprietà interessanti, però cosa mi serve? Cioè qual è lo scopo di usare un container? Io fino a quando non ho avuto questo problema, non ho sentito l'esigenza di imparare a usare un container. Quindi ho detto ok, forse questo è il caso in cui un container mi serve. Ci sono vari container engine, ok? Quello su cui ho deciso di imbattermi è Docker, perché è più forte. E tutti conoscete Docker, l'avete almeno sentito nominare una volta, giusto? Se no, non ho mai sentito Docker. Quindi questo è come nel loro sito viene rappresentato il container. Fondamentalmente il container è un processo isolato di memoria, che sono tutti processi isolati, i vari container, non si conoscono e non conoscono l'host. L'unico modo per interagire con l'host è usare l'engine process. Okay? Se ci pensate bene, più o meno è quello che cercavo, perché è indipendente dal sistema operativo. Qui ci sono, quindi c'è la mia applicazione, il pezzo della mia applicazione, il notification di prima qui dentro. Quindi sembra quello che voglio dire. Ok, ci può stare, posso investirci del tempo, ma rispetto a questi tre requisiti, vediamo. Al tempo, quando avevo iniziato avevo acquisito Docker, era un casino usarlo. Ma era veramente che bisogna installare VirtualBox, bisogna fare configurazioni. Cioè, se io devo andare da Bob e dirgli guarda, sì, questa cosa è fighissima, però devi perderci comunque una giornata per imparare a installarti Docker. Vabbè, allora, tanto vale che mi studi tutto il resto, magari metti tutto. Da un annetto a questa parte, più o meno, Docker ha rilasciato per Mac e per Windows due applicazioni. Scarichi, proprio clic, si installano e hanno fondamentalmente tutto quello che ti serve per riuscire a iniziare a sviluppare. Quello che ti arriva gratis è questo. Avete la Docker Platform, il Compose, la Command Line Interface e Notary. Quello di cui parleremo o vi parlerò adesso in realtà è solo uno di questi strumenti ed è Docker Compose. Ma come avete visto, questa cosa rispetto a tutte le cose che inizialmente mi ero posto come questo è il logo di Docker Compose e oltre a essere molto simpatico, diciamo, rappresenta esattamente quello che fa. C'è questo polpo con i suoi tentacoli che ha tra i vari tentacoli in vari container. Quello che fa è esattamente quello, è orchestrare container. Okay? Quindi avete, immaginate che su ogni singolo container ci sia una vostra piccola applicazione, okay? E lui in mezzo le fa comunicare una con l'altra. Per far vedere la potenzialità di questa cosa, io ho preparato una piccolissima demo. Ora, questa è la terza volta che faccio questo talk e nelle due volte precedenti la demo non è funzionata. Quindi, premesso questo, siccome non ci presentate la dirette, voi si rombranti adesso, io sono
Strong, però sapete che in realtà è la demo che dopo esatto si deve. Ok? Quindi, quello che sta facendo è. Voi non sapete cosa sto facendo, immaginate tutti di essere bot. Voi non sapete un H di quello che sta succedendo, voi vedete cose scritte a schermo. Quello che dovete fare, il vostro obiettivo è dire devo modificare l'home page di questo sito fatto in Rails. Voi non sapete cos'è Rails, che non sapete niente. Non avete Rails installato sulla vostra macchina, non avete un DB, non avete Postgres installato sulla vostra macchina, però dovete farlo, ok? Vi dico boh, fatelo. Quindi, quello che succede normalmente è comunque sembra stia funzionando, quello che dovete fare è prendere da Postgres magari per avere i dati aggiornati, un sacco di cose e poi modificare la home page. Questo mi lega di non essere rilassato. Io non ho Rails installato sulla mia macchina, però ho appena aperto un container con un DB, okay, che mi ha fatto, cioè, da qualche parte nel mio computer sta girando questa cosa qui. Okay. C'è un'applicazione Rails creata da zero, okay, che sembra funzionare. Ora adesso io faccio il bob della situazione e dico ok. Faccio una bellissima homepage, okay, quindi un nuovo file, chiamo okay. Io ho fatto le mie cose da front-end, okay. Questa è l'unica cosa che so fare io in pietà, però ho raggiunto il risultato, non ho dovuto installare nulla, non ho dovuto sapere nulla della configurazione che ci sta dietro, però sono riuscito a raggiungere l'obiettivo, magari questa sia magari un'app in Aquila, okay, e debba interfacciarmi con le API che ci sono sotto. Io mi fido che le API siano tutte benissimo, però prima o poi dovrò provare a vedere se quel server parla. E però per farlo, quindi o prendo un ambiente di staging dove viene installata l'ultima versione e poi mi ci attacco, o se no lo faccio in autonomia, prima o poi tutti, e non so se qualcuno di voi può smentirlo, però prima o poi tutti quanti direte voglio vedere che gira sulla mia macchina. E questo è abilitante, perché questo ti permette di dire ok, lo faccio girare sulla mia macchina e ho spazio zero per riprodurre l'ambiente di produzione sulla mia macchina. Allora, il primo file, la Docker file, descrive una Docker image. Per fare un paragone, una Docker image è fondamentalmente un blueprint, una piantina, okay, di una casa. Come costruire una casa. Ed è questo. Quindi, è un file di CSV. La prima riga cosa fa? From loop. Quello che dicevo prima era una brace che è scritto. Quindi ho bisogno di avere da qualche parte Ruby. Per averlo faccio appunto. E voi mi chiedereste probabilmente, ma questo from Ruby cosa fa esattamente? Cioè Ruby da dove lo prende? C'è un bellissimo repo di immagini che potete vedere su apple.com, dove ci sono tutte, c'è una buona parte di queste immagini. Quindi se voi volete installare Postgres, c'è l'immagine di Postgres, volete installare MongoDB, c'è l'immagine di MongoDB, volete Java, c'è Java, volete quello che volete, lo trovate. Ci sono sia quelle ufficiali che quelle fatte.
fatta è prendo e faccio l'aggiornamento di faccio l'update delle librerie e ci installo un po' di cose che mi servono. Fatto questo dico ok, mi creo una folder che si chiama MyApp, con workdir MyApp dico tutte le applicazioni, tutti i comandi che verranno lanciati da qui in poi vanno lanciati dentro MyApp. Okay? Poi faccio run e già mi installo dentro. In questo modo, quando farò la build di questa ricetta, di questo blueprint, avrò esattamente questo. Delle solide fondamenta su cui iniziare a fare, a creare i miei contenuti. Quindi abbiamo la data image che è questa, quindi questa fondamenta che vengono dal build di questa della data image sono le fondamenta su cui iniziare a creare i miei contenuti. Mentre il Dockerfile che avete visto prima era la ricetta o il blueprint per creare questo fondamento. Vediamo ora la parte di Docker Compose, che è quella che vi dicevo prima. Questo è il file di Docker Compose. Viene inizialmente specificata la versione che vogliamo usare. Quali sono i servizi? In questo caso abbiamo due servizi, abbiamo il servizio web e il servizio DB. Partiamo dal servizio DB, che è quello più semplice. In realtà è se chiedessero a qualcuno di voi installate Postgres sulla vostra macchina, quando ci mettereste? Più o meno? Non lo sapete. O comunque ci metterete del tempo. Questa cosa qui andrà sul repo che avete visto prima, cercherà Postgres, scaricherà il container con Postgres sul interno, lo avvierà e voi avete sulla vostra macchina il container con Postgres. È già configurato, non dovete fare nulla se non specificare i parametri iniziali, quali la password dell'utente Postgres, cose così, ma sono di configurazione, sono più documentati. Invece poi il servizio web non userà un'immagine che è in quel repo, ma userà l'immagine che abbiamo appena creato, quindi le fondamenta che ci siamo fatti noi. Quindi vi diremo, fai la build dell'immagine che hai visto sopra, che si trova dentro MyApp, ok? Appena avvii questa cosa, appena vi prendi, crei il container, ci metti queste fondamenta, la prima cosa che devi fare è lancia quel comando lì. Quindi quel comando lì installo tutte le dipendenze, le installo dentro quella parte lì, dentro il parte del cache, e avvio il server base. Con Porzo faccio il mapping tra le porte interne e esterne, quindi Rails con meno P3000, vedete, dico dentro il container avviami questo server di Rails, espone il servizio alla porta 3000, okay, però io esternamente nell'host voglio raggiungere quella 4000, non so se prima avete notato, ma il browser era sui localhost 4000, non 3000. E questo mi permette magari di averne N aperte, o comunque mi permette di portare la configurazione a questo livello, quindi non devo configurare direttamente l'applicazione dentro il container, basta configurare il container. Con i volumi io creo un punto di collegamento tra l'host e il container, quindi con questa specificando i due path così, le dico prendi la cartella, la folder MyResApp, okay, e mappala su dentro la folder MyApp dentro il container. Stessa cosa per la cache, quindi quando io gli faccio bundle install, bundle è il gestore delle librerie che viene usato in mio volume. Quindi facendo bundle install mi tiro giù tutte le dipendenze di cui ho bisogno. Ti dico, però, sai cosa? La cosa di installarlo dove vuoi tu, installamole qui dentro. In questo modo, ogni volta che avvierò il container avrò una cache di queste dipendenze e non dovrò ogni volta riscaricarle, perché diciamo che scaricare la prima volta ci vogliono circa 10 minuti, okay? Se io ogni volta che avvio tutto ci perdo 10 minuti, il tempo di cui vi dicevo prima va a spingere, perché se vuoi devo fare 10 minuti non ha più senso di usare questa cosa qui. E poi l'ultima parte è viene specificato qual è l'immagine di cui sono dipendente. Se il web usa DB, perché per quale io non vorrei mai che l'applicazione web
volte di 10 metri a 10 minuti a partire perché deve fare delle cose. Io non vorrei mai che la mia app fosse su, ok, prima del DB, perché magari inizio a scrivere dati, magari non vedo l'errore, e però i dati mi chiedono. Quindi, arrivati alla fine di tutta questa spiegazione un po' magari tecnica, siamo arrivati al risultato che Bob e Ellis hanno nel loro sistema la stessa identica cosa e possono tutti e due potenzialmente lavorare nel progetto. E non stiamo più parlando di 6 giorni, ma stiamo parlando di mezzo giornata. E capite bene che 5 giorni e mezzo di risparmio, vedetela magari non come... pensatela come il vostro tempo buttato via, è prezioso, non potete recuperare il tempo buttato. E infatti anche quando fa una cosa, tanta roba. È veramente molto mistico. Quindi, ricapitolando un po', così cosa abbiamo parlato di un continuo rust, abbiamo parlato di microservices, e abbiamo capito che sono una cosa bellissima, di cui se ne parla un sacco, però, ok, stiamo calmi e cerchiamo di capire cosa ci stiamo portando in casa quando diciamo di creare un'applicazione a microservices, perché non è tutto oro su cui. E il fatto che continuino a spingerlo delle volte mi fa, come dire, mi fa chiedere, ma ok, ma perché non parlano mai anche delle cose brutte dei microservices? È sempre tutto molto bello, però poi quando non devi usarli, non è tirato. Avevo parlato di Docker Compose, molto velocemente, ma per farvi capire che è uno strumento molto utile per riuscire ad arrivare al nostro obiettivo, che è quello di creare appunto un ambiente di sviluppo che sia veramente portabile e ripetibile. Quindi se adesso chiamassi uno di voi, gli do la chiavetta, anzi, gli do direttamente il repo, si scarica quei due file, fa un comando e può lavorare al mio progetto. È una figata, cioè una cosa che deve fare è aspettare che ci scarichi le sue cose, va a prendersi un caffè, due, tre, dieci caffè, fa quattro chiacchiere, fa le commissioni, però alla fine torna alla scrivania e ha l'ambiente di sviluppo pronto e può iniziare a sviluppare. Ok, e poi? E poi ci sono tante belle cose poi, perché per chiudere il cerchio, una volta che avete questo ambiente ripetibile di sviluppo, vi verrebbe anche da dire ok, è in produzione. Allora, in produzione è un altro mondo, nel senso, stiamo parlando di riuscire a mettere questi container in macchine, orchestrare queste macchine fuori, okay, e non più dentro il nostro PC. Ed è, come dire, un altro mondo. Tante volte, cioè, si arriva ai container facendo questo percorso, si parte dalla fase di è una figata, si riesce a scalare benissimo e poi si arriva però ad usare il container. Diciamo, non è una cosa così semplice. Quello che le slide che verranno dopo sono neanche un'introduzione, sono in realtà un semino, okay, che spero, quindi, che divertite a coltivarlo e a cercare di capire anche tutto il mondo della parte di messa in comune. E poi conosce questo simbolo? Allora, questo è uno strumento creato da Google per l'orchestrazione di container. Kubernetes è una parola greca, okay, ed è molto divertente sentirla pronunciare dall'inglese, perché non ci azzeccano, cioè la dicono in milioni di modi, cioè Kubernetes, cioè sono milioni di modi per chiamarla. Allora io, siccome ho un amico che è abbastanza puntiglioso con la sua idea, ma non è coraggio l'inglese, quindi non sono proprio un esempio da seguire, però vorrei farmi sentire qual è la pronuncia vera di Kubernetes. Così poi almeno andrete via, se una cosa siete capaci, se questo giochino ci sta. Questo è un sacco di immagini, ma non ci stiamo.
Kubernetes e come si pronuncia. Quindi se una cosa dovete imparare è Kubernetes, non Kubernetes o quale qualsiasi altra diavoleria di pronuncia. Lo faccio risentire. Kubernetes. Ok, e Kubernetes. Cercare di capire più o meno le varie prove, ma non ha alcun senso, nel senso che sono cose molto specifiche e ve le direte quando vi serviranno. Però vi sto dicendo che esiste uno strumento, è di Google, non ha recentemente, cioè è di Google, quindi non è di Docker, però credo sia notizia della settimana scorsa. Docker ha come dire, benedetto Kubernetes e l'ha fatto entrare nelle sue tecnologie, quindi è sufficientemente sicurato anche da Docker. Quindi non è più una cosa di Google e basta, inizia a essere, come dire, adottata. E in più vi do un altro strumento che magari vi può essere utile, che è Compose, con l'H, ed è un progetto di Docker che vi permette di convertire gli scritti in Compose per chiudere. E questo magari è, non dico che sia la mamma, però magari si inizia a fare un po' di esperienza con Compose, potete dire ok, adesso se voglio scriverlo in Kubernetes, come faccio? Ho un tool che più o meno è sviluppato da loro, quindi immagino sappiano cosa fanno, e in più avete come dire una base su cui partire per iniziare a svilupparlo per Kubernetes e magari iniziare a usare tutte le feature che avete visto. E tristamente è arrivato il momento di dirci ciao, ma prima di ciò vediamo un gattino. Prima di ciò cerchiamo un attimo di capire perché io mi sia innamorato di tutta questa roba. Allora, innanzitutto i Python Services sono stati per me, come dire, è stato un grande mal di testa inizialmente, ma mi ha dato un nuovo punto di vista. Ci sono un sacco di cose che si danno per scontate quando si programmano monoliti e qui vengono aperte, le guardi e dici ah, io non ero accorto che era proprio così. Grazie a Luca Servizi ho trovato un modo sensato di usare i container, perché per me prima, come vi dicevo, non ci trovavo tutto questo senso, cioè ci sono, ma la tecnologia per me non aveva alcun senso. La vita è troppo corta per perdere. Quindi se riusciamo a salvare 5 giorni e mezzo della nostra e di un altro sviluppatore, oltre a quello che lo paghiamo, e anche il tempo perso, cioè vado a bere una birra con questo sviluppatore, lo conosco meglio, la conosco meglio, e insomma cerco, come dire, di piuttosto tempo investito in relazioni umane che non a bestemmiare per andare una roba. Insomma, capite anche voi che ha più senso. E come ultima cosa, tocca tirare in ballo Steve Jobs, che ha detto una cosa secondo me molto vera e che credo sia condivisibile, è che noi perdiamo un sacco, cioè noi investiamo un sacco del nostro tempo, della nostra vita a lavorare, e noi siamo, come dire, ci sentiamo realizzati quando il nostro lavoro lo facciamo bene, e quando facciamo bene il nostro lavoro lo facciamo quando amiamo quello che facciamo. Quindi questo è, come dire, un po' per me, ma spero sia anche per voi, come dire, un motivo per dire ok, magari lunedì inizio a lavorare, c'è una cosa che veramente mi piaccia, magari ci sbatto la testa, trovo un modo anche per spiegarlo a una conferenza, e magari l'anno prossimo vengo, venite qui al posto mio. Perché anche questo fa parte, secondo me, del nostro lavoro. Cioè, ormai è un mondo così vasto che servono persone che abbiano, come dire, prendano a cuore quello che fanno e lo divulgino, magari trasmettendo appunto la passione e l'amore su quello che fa. Grazie. Allora, io sono Thomas, come vi ho detto prima, potete trovarmi su Twitter come Rossano91, faccio il dev in CISO, che ringrazio anche per il tempo che mi ha
dato per fare questa presentazione, per insomma il tempo che mi ha dato per sperimentare queste nuove cose. Sono anche coordinatore di Programmers in Padova, che è una community nel padovano. Abbiamo dato una mano, come dicevo nel keynote iniziale, a non realizzare questo evento, ma come dire, a dare un po' d'acqua al terriccio quando il DDG stava nascendo, perché credevo fosse, insomma, era ora che fosse un DDG in mezzo. Quindi ho spinto perché questa cosa si realizzasse e sono con lui, siamo andati qui. Ho parlato un sacco. Dimmi. Container di produzione. Tu hai avuto esperienza? No, no, perché come sì, forse non l'ho mai detto chiaramente. Il percorso che ho fatto io e che stiamo facendo aziendalmente non è quello di ah sì, che figo, li mettiamo in produzione e poi scopriamo come si fa. Ho voluto iniziare a dire ok, cerchiamo di avere il nostro ambiente di sviluppo, ci ragioniamo sopra, capiamo i limiti che ci sono in un ambiente di sviluppo e poi portiamo in produzione. E secondo me è un po' un approccio un po' più sano. Comunque al momento ancora no, stiamo cercando di portare un po' di applicazioni magari un po' più semplici che stiamo utilizzando e portando in produzione, però sarà un percorso un po' più lungo. Quindi no, mi dispiace. Spero che sia un altro domanda. Appunto le grafiche no. Grafiche in questo senso. Allora c'è un'altra cosa. Ma mi fa domanda. Allora non lo so. Da due anni a questa parte ho iniziato ad apprezzare un sacco la console, le cose testuali e non grandi. Non lo so, può essere di sì, e non è una cosa di cui non ho idea. Se con le grafiche intendi qual è che faccio la mappa di container? No, ma come fare Eclipse? Allora, Eclipse lo usavo, mi dicevo che ci sono dei tool che ti permettono. Io ho detto su tipo di 3DZEA, che è una voce Docker. Onestamente non lo so perché non ci ho mai avuto a che fare. Mi spiace a chi in questo caso non posso aiutare, però credo che ci sia abbastanza, cioè allora, una volta che si iniziano un po' a conoscere le cose base è abbastanza facile iniziare a capire in rete qualcosa in più, non mi sembra così complicato. Altre domande? Ah no, non capivo se stavi guardando la testa, no, perché c'era l'altra cazzo davanti. No, sì, prima tu. Hai detto di tutto un'ora passata. Non è un problema se c'è la risposta, perché molte volte non cercano su Google o le altre cose. Le ruote con Vince. L'ultima volta che ho provato a installare Docker su Google, sì. Per fortuna mi sono letto bene il passaggio. Almeno l'anno scorso ti obbligava a usare Hyper-V, però in modo esclusivo. Io che lavoro anche su VMware, sono costretto a utilizzare il sistema di utilizzazione, avrei tagliato fuori completamente quel sai per caso se è stato risolto. Allora, come ti dicevo prima con quel Docker, questa cosa è praticamente risolta, non devi più usare nessun altro Windows. Io non uso Windows, quindi, però non devi più installarti qualcosa a parte. Allora non so lì dentro cosa ci sia, sinceramente, quindi magari provalo dentro una macchina virtuale. E vedi un po', perché sinceramente non ti so rispondere. Funzionava in maniera diversa qui, quello non sono abbastanza sicuro. Ma infatti era uno dei motivi che all'inizio diceva sì, ho capito. Poi in realtà possiamo essere un po' specialisti, hanno creato la pena, non so se in realtà quando installi quella roba lì sotto ti installi il mondo e lo faccia diventare, non so, non ho idea. Però dacci un occhio, magari questo lo scopri con il video, magari lo dici, sai, insomma, ti ha fatto la domanda, alla fine. Ma anche recentemente. Io ho due mesi fa. Poi ci saranno anche delle serie virtuali che ne creano Paolo, se non ha toccato con la RAM che va, non so, un po' di carino. Ok, allora non so, non so che
quando sono lì, comunque vedo sì, in questo momento sono costretto a usare Vagrant e altre cose per utilizzare dei rocket e altre cose che usano i rocket. Purtroppo Alice era della storia, non ho ancora avuto modo di, come dire, di avere un dev sotto mano Windows, per diventarlo io però. No, non è proprio perché serve del, cioè, trovare del tempo e dire ok, oggi risolvo questo tipo di problema e quindi mi salvo Windows da qualche parte e provo. Ovviamente questa cosa è guidata dal business, quindi faccio quello che mi serve per arrivare prima in produzione e poi se serve. Quindi quando mi arriverà probabilmente una persona che ha Windows ci sbatterò il naso, cioè, di capire come risolvere. Però ecco, quando all'inizio dicevo se avete esperienze diverse, condividetele perché in realtà ha molto più senso così che non sia solo la mia esperienza. Allora, devo dire un'altra cosa, però che ti sono ricollegato all'ultima domanda, in termini di esperienze con Docker. Io sono mobile developer e mi è capitato di vedere un'incompatibilità tra Docker e il motore di Android. Per chi interessasse, questa incompatibilità l'ho risolta con un plugin che la Intel ha rilasciato poco tempo fa, Intel HAXM, che praticamente risolve questa problema di utilizzazione. Non so se può aiutare anche per il problema di VMware. Sì, è proprio molto molto, molto recente e tra l'altro ho per trovato solo andare su XDA Developers, cioè di andare a cercare. A parte questa parentesi, volevo semplicemente chiedere quale unità personale sui microservices, quale fosse l'utilizzo che fate voi nella vostra azienda di RabbitMQ? A grandi linee, se vuoi che... No, parliamo dopo. Cioè, ne facciamo bene. Ok. Altre domande?